Bene, altrettanto bene. Importante. Sì, punto di riferimento di Terza Pagina Magazine, parte integrante della redazione, giornalista, scrittrice, editrice, non solo. E diamo il benvenuto a Maria Antonietta Schiavina. Buonasera a te, Maria Antonietta. Buonasera a tutti. Prego, Maria Antonietta, a te la scena per annunciare l'ospite d'eccezione di oggi. Prego. Allora, Irene Blundo, dunque, per raccontare il suo curriculum ci vorrebbe un mese, è un po' impossibile, perché è veramente una persona iperattiva che ha fatto un sacco di cose. Giornalista e scrittrice, ha lavorato per 17 anni al quotidiano La Nazione, poi ha deciso di essere libera, ma io penso, guardando le cose che fa, che è meno libera di prima, perché lavora tantissimo. Attualmente collabora con la rivista Storie e Storie di Toscana, edizioni Medicea Firenze, e con Web Magazine. Di libri, cinema, musica, arte, spettacoli ne parla nel suo blog o blog sulla cultura.com. Nel 2019 a Pisa le è stato assegnato il premio Europa proprio per la sua instancabile attività per la promozione della cultura e della letteratura in particolare. Irene è di Grosseto, è una persona che scrive moltissimo, ama molto la cultura, conosce un sacco di gente e ha scritto parecchi libri di racconti, però nel 2020, durante il lockdown, ha scritto il suo primo romanzo. Il suo primo romanzo è intitolato La ragazza con il vento tra i capelli, ed è anche la sua prima esperienza di autopromozione, il famoso self-publishing, autopromozione, cioè lei si è autopromossa, autopubblicata questo libro, che tra l'altro è molto bello e che racconta una storia avvincente che si svolge tra l'altro in un'isola bellissima. E adesso chiederemo a e diamo il benvenuto, Irene, diamo il mai... benvenuto, diamo il benvenuto a Irene Blundo. Buonasera a te, Irene. Irene Blundo, buonasera, grazie. Buonasera. Prego, Maria Antonietta. Ecco. Allora, Irene, dopo tutte queste cose che hai fatto e che stai facendo, hai deciso di iniziare di fare il tuo primo romanzo, no? Probabilmente ti è stato d'aiuto anche il lockdown, perché hai avuto magari più tempo per riflettere, o era un'idea che avevi nell'anima, che volevi fare e poi è scaturita quando ti sei ritrovata chiusa in casa? Allora, intanto grazie per la bellissima presentazione. Dunque, in realtà il romanzo l'ho scritto abbastanza di getto nel 2018, però l'ho scritto su un quaderno, cosa che credo non farò mai più, perché poi trascriverlo al computer è una cosa che rimandavo sempre. Mi spaventava anche un po' l'idea del romanzo, perché ho scritto tanti racconti, però ovviamente il romanzo ha una struttura, una dimensione, un'andatura diversa. E quindi ho rimandato finché sì, nel 2020, durante il lockdown, ho avuto più tempo, anche se nel primo periodo non riuscivo a scrivere né a leggere niente che non fosse altro che la pandemia, insomma notizie sulla pandemia e basta. Poi invece sono riuscita a ricominciare a scrivere, quindi l'ho battuto al computer e l'ho comunque modificato e ho fatto questa prima esperienza del self-publishing. Ecco, e l'idea di questo libro, che tra l'altro ha una copertina molto molto bella, molto accattivante, che no? Tra l'altro stiamo ammirando qui in diretta. Prego, Maria Antonietta. Esatto. Sì. Veramente molto accattivante. L'idea di questo, ecco, di questo libro, da dove è partita l'idea? Ami comunque, molto la pittura, sì, no? Ami l'arte. Sì, ecco, sì. È nata sì, da un quadro, guardando Le Bagnanti di Picasso,
Sì, ho immaginato che storia ci potesse essere dietro quel quadro, cioè cosa quelle tre donne potevano pensare, raccontarsi, sentire, e da lì mi è venuto in mente questa, la protagonista che ha la passione per l'arte e che quando vede i quadri si immagina delle storie, cioè entra talmente tanto dentro al quadro da immaginarsi delle storie così di fantasia e si ispira. Beh, dentro un quadro ci fa un libro, ci racconta un libro, insomma, una storia, ecco, una storia, pittura, sì. Lei, ecco, insomma, sì. E ti sei immaginata questa ragazza che gestisce una libreria, no? Sì, una libreria, sì. Caffetteria insieme a un'amica. È una ragazza inventata oppure esiste davvero questa ragazza? No, è una ragazza inventata. Vabbè, io frequento spesso le librerie, però è inventata. Ha qualcosina di me, qualcosina di me, Asti. Sì, hai messo dentro qualcosa di te, insomma. Qualcosa di te, di me, sì, cioè la protagonista. E la copertina, ecco, che citavi prima, la ragazza in copertina è Eleonora Bannino, che è una ragazza di Orbetello, e la foto è di Luciano Salvatore, che come sai è stato il mio primo capo alla Nazione di Grosseto. Cioè, molto bella la copertina, veramente. Grazie. Veramente. E comunque è un romanzo d'amore, no? Un romanzo dove poi sì. si sviluppa una storia. Sì. È una che... storia, sì, di un incontro tra la libraia Marta e Lucio, lo skipper di Pantelleria. E da cui, ecco, poi nascerà, sì, una storia. Per Lucio ho preso spunto invece da mio marito, per questo l'ho scritto nel 2018, perché noi ci siamo conosciuti nel 2017 e sposati dopo pochi mesi nel 2018. Mi siete conosciuti a Pantelleria, perché lui è di Pantelleria, no? Sì, lui è di Pantelleria. No, ci siamo conosciuti in Toscana. E quindi lui ha fatto lo skipper in passato, adesso è un nostromo, quindi è rimasto nell'ambiente del mare, e quindi, ecco, l'ispirazione è stato tutto questo insieme di situazioni, anche quella forte innamoramento iniziale, sì. Ecco. Infatti, poi l'isola comunque è descritta talmente bene che sembra proprio di esserci, di, insomma, chi, sì, la, io l'ho chi visitata, non la conosce. Grazie. Sì, io l'ho visitata da piccola, poi ci vorrei riandare appena sarà possibile. ci andremo, perché mio padre è siciliano, anche se di un'altra parte, sì. Perché è di Comiso, in provincia di Ragusa, però, ecco, conosco bene la Sicilia e quindi fa parte anche di me la Sicilia. Dopo l'innamoramento col tuo fidanzato e poi il marito, sì. Tu non sei più tornata a Pantelleria? No, perché poi ci siamo sposati, abbiamo sistemato la casa 2019, poi 2020 la pandemia, ancora siamo in mezzo alla pandemia, quindi appena si però può. Hai descritta talmente bene che evidentemente o te l'ha raccontata lui o comunque ti sei inserita in quell'ambiente, come sì, se io tu ci fossi stata. Io ci sono stata da piccola, quindi ho dei ricordi. Mm-hmm. Poi sì, comunque ho ascoltato lui e anche la madre, insomma, certo. Quindi sì, avevo anche dei ricordi. Hai ricostruito sì. L'ambiente poi, no? Sì, ecco, perché in effetti è molto particolare, sì, come isola, certo. Senti, adesso naturalmente sento svelare poi le cose che... bisogna leggere, tra l'altro è un libro che si legge veramente in un pomeriggio, si legge velocemente, è un libro da leggere sotto l'ombrellone, io dico, perché è maneggevole, è carino, è veloce e poi, insomma, è scritto anche molto bene, in una forma molto, sembra una favola, no? Per cui si può leggere benissimo, perché sono quei libri
che raccontano cose importanti, però con una certa leggerezza, no? E questo sì. È se il Covid lo permette, insomma, chi va al mare si può portare questo libro montato, sì. Per portare, ecco. Per cui, insomma, c'è questo. Ecco, e questa storia d'amore è una, c'è qualcosa di autobiografico oppure anche di, sei così ispirata a cose che hai sentito? Sì, c'è un, diciamo, un'unione di cose inventate, di fantasia e, insomma, di narrativa e cose reali, biografiche. Ci sono sicuramente dei luoghi che conosco bene, a parte la Sicilia, c'è la Toscana, c'è l'Argentario, Porto Santo Stefano, c'è Capalbio, certo. C'è la Locanda Rossa di Calcio Capalbio. C'è anche Calbio nel libro, c'è anche Capalbio, sì, che tu, sì, insomma, anche, dimostri, sì, di amare molto. E sì, il vento, il vento è un po', esatto, fa parte anche, diciamo, del nostro territorio, no? Certo. Così come fa parte dell'isola. Ecco, il vento ti innervosisce oppure ti dà un senso di poesia, ti dà un senso di leggerezza? Il vento, sì, mi dà un senso di forza, di libertà, ma anche di forza. A volte, non so, se si pensa cosa, che elemento della natura vorresti essere, io vorrei essere il vento. Insomma, mi dà questa idea, certo, di libertà e, sì, 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 di energia, ecco. Anche se poi ci sono ovviamente tanti tipi diversi di vento. Ecco, lo scirocco mi acciacca un po'. E beh, quello è un vento. Senti, questo libro potrebbe essere anche trasformato in una storia d'amore, in un film, in una, ecco, se tu dovessi avere la possibilità di farne un film, a chi faresti fare lo skipper e a chi faresti fare invece la ragazza? Ah, a questo non ci avevo pensato. Non ci hai pensato, no. Anche se è vero che, insomma, molti libri stanno diventando fiction, insomma, film, serie TV. Certo. Ma no, ora così a getto mi viene in mente Zingaretti, ma perché io sono fissata con Montalbano, quindi però certo, cioè, mi viene in mente lui, perché Zingaretti ci starebbe bene, insomma, mamma. Sì, lui sta bene nel tempo. La ragazza ci vuole una ragazza, insomma, molto molto anche un po' fragile, no? Forte, però non sì, tanto tempo, che potrebbe essere, non so, a me viene in mente così la moglie di Virzì, no? Ecco, che potrebbe essere la ragazza giusta. Legarla però con gli Zingaretti non ce la vedrei, ecco. No, ma lui potrebbe anche essere Claudio Joè, anche lui, esatto, è siciliano, esatto. Lui è siciliano, vero, ora l'ho visto in Macari, insomma, mi è piaciuto molto. È vero, molto, molto bravo. Tra l'altro leggo nel tuo curriculum che hai frequentato anche il corso di scrittura della scuola Holden di Torino. Sì, sì, sì. Per quanto riguarda la scrittura ti sei veramente... Hai già in mente qualcosa o adesso ti stai soffermando? Sto lavorando a un romanzo che è completamente, diciamo, diverso da quello che ho scritto finora, perché è un romanzo giallo, cioè un romanzo psicologico, anche abbastanza complesso, completamente diverso. Sì, completamente diverso, dove non c'è niente di biografico, anche se poi magari qualcosa involontariamente viene fuori. Anche, E pensi anche questo di autopromuoverlo, di auto, insomma, editarlo? Questo ancora non lo so, perché questa esperienza dell'autopubblicazione mi interessava, perché mi incuriosiva. Era anche un'urgenza di non, cioè, certo, dopo essere stati tanto tempo fermi,
non volevo aspettare le risposte, non volevo nemmeno iniziare ad aspettare niente proprio. Però adesso lasciamo un messaggio, insomma, degli editori. Sì. Finito il tuo. C'è qualche domanda oppure possiamo salutare Irene? Ma guarda, io sto ascoltando in conclave, perché è veramente emozionante. Complimenti veramente, a parte per la copertina, ma abbiamo mandato anche qualche foto che ci ha concesso Irene tramite sempre Maria Antonietta Schiavina, e quindi abbiamo ancora 2 minuti, prego. Sì, parlo io? Vado io? Prego, prego Irene, abbiamo ancora 2 minuti, prego Maria Antonietta, prego. Sì, scusa, ma non avevo capito l'ultima cosa. Ecco, dicevo. Prego. Irene, quando pensi di finire questo giallo psicologico? Io vorrei finirlo insomma, entro l'estate, entro la fine dell'estate, mm-hmm. perché è ambientato vorrei prima che iniziasse il caldo, perché è ambientato al Polo Sud. Ah, e quindi penso che avrei molta difficoltà a scriverlo col caldo. Ci credo. Sì. Quindi ecco, sto andando avanti e vediamo di stringere tempo. Allora Irene, diamoci un appuntamento, tanto tu seguirai la nostra terza pagina, spero. Certo. Diamoci un appuntamento, quando hai finito ci chiami e cominciamo a dire che la domanda è finito e a lanciare l'appello a qualche editore, va bene? Va bene, grazie mille, grazie. Intanto grazie per la ragazza con il vento fra i capelli, leggetelo perché è veramente una cosa carina che vi farà star bene e non pensare a tanti problemi che ci sono dappertutto. Ormai ci stanno facendo una grande testa con queste vaccino, no vaccino, sì, spostamento, grazie a tutti, grazie Irene Blumo di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine, grazie ancora a Maria Antonietta Schiavina. Alla prossima avremo un argomento molto importante sulla pelle e sull'estate, che verrà un professore molto ci affascina sempre Maria Antonietta con la rubrica Arte e Mestieri, e non solo. Io ringrazio ancora Maria Antonietta Schiavina, che poi ci sentiamo dietro le quinte. Grazie a voi. Irene Blundo di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine. A presto, ciao Irene, ciao.